Stiamo andando a Casignana perché ci hanno invitato per fare il gemellaggio, il gruppo degli amici di San Rocco di Gioioso con la loro confraternita. Invito fatto dalla priora di Casignana e dal sindaco dottore Clinò. Il gemellaggio è una buona cosa tra due confraternita di San Rocco di Casignana e San Rocco di Gioioso. È per me una grande gioia come parroco di fare questo gemellaggio a livello diocesano, che San Rocco di Gioioso e di Casignana sono le confraternita che organizzano le grandi feste nella zona. E oggi è un motivo di mettersi insieme, di parlare, di paragonare le feste per vedere un po' che cosa possono fare. San Rocco ha lasciato un segno. Io penso che essere insieme con due confraternita è un segno già, ma come anche il vescovo in questi giorni sta parlando molto per la carità. Io ho chiesto a queste due confraternita di essere i cani di San Rocco per portare il pane ai bisognosi. Basta finire con le grandi feste, ma andiamo con una fede che lascia le opere attraverso la gente per queste nuove peste, le malattie di secolo. Il gemellaggio per me è un motivo veramente di orgoglio e di felicità, perché l'amore per San Rocco non deve avere confini. San Rocco è il pellegrino della fede, San Rocco è il pellegrino dell'amore, e noi abbiamo l'obbligo di imitare il suo esempio e di crescere nell'amore e nella fede verso San Rocco e verso i fratelli. Quindi io ringrazio veramente di cuore l'Associazione Amici di San Rocco perché hanno risposto positivamente al nostro invito. Particolarmente voglio ringraziare il sindaco di Gioioso Superiore, Salvatore Fuda, e ancora una volta riconoscere rinnovare la mia stima ad un uomo della legalità, ad un uomo corretto, ad un uomo di cultura e ad un uomo che vuole il progresso della propria città e quindi merita tutta la nostra stima e tutto il nostro affetto. E questo gemellaggio deve essere anche un gemellaggio delle amministrazioni e dell'Associazione dei Comuni. È stata una serata bellissima, emozionante, veramente una serata eccezionale, soprattutto un'emozione grande quando dall'inizio del paese venivamo insieme qui verso la chiesa, cioè vedere le due confraternite sfilare per le vie di Casignana è stato qualcosa di molto molto emozionante, veramente bello. Per noi più che un piacere è stato un onore. Spero che sia l'inizio di l'inizio di tanti e tanti incontri ancora, in modo che le nostre comunità si possano amalgamare, possano andare sempre d'accordo, pregare insieme, sempre nel santo, sempre nella preghiera con il nostro grande San Rocco. Se tutto andrà bene, speriamo, il prossimo anno per il 27 gennaio inviteremo la confraternita di Casignana alla nostra festa del giorno del miracolo a Gioioso. E devo dire che è stata un'emozione fortissima, sia l'accoglienza che ci hanno fatto, sia per come ha risposto il paese a questa festività. C'è un paese addobbato sobriamente, ma ricchissimo, pieno di colori. La festa si compone in rioni, ogni rione ha il suo colore. Questa sera si festeggia il rione giallo, quindi ci stanno offrendo della frutta gialla. E ci hanno informato anche che tra poco arriverà del gelato tutto giallo, quindi ora io mi predispongo a gustare questo gelato, curiosissima per vedere di che gusto è. Grazie a tutti e buonasera.